Domanda 38 del catechismo di San Pio X. Che significa Trinità di Dio? Perché abbiamo visto la volta scorsa che Dio è uno, uno solo. Trinità di Dio significa che in Dio sono tre persone uguali, realmente distinte, padre, figliuolo e Spirito Santo. Allora, questa è una notizia bellissima. Certamente Dio è uno solo, ce lo dice la ragione, che non ci può essere che una fonte di tutto, ma in questa fonte di inesauribile ricchezza che ha creato l'universo intero, che ha creato l'uomo e la donna, che ha creato l'intelligenza, gli animali, le stelle, il cielo, la natura, gli alberi e tutto, c'è proprio quello di cui abbiamo bisogno. L'amore, perché l'amore è relazione, quindi all'interno dell'unico Dio, del Dio che è uno, c'è il padre e il figlio che si amano e la loro relazione è lo Spirito Santo che è persona. È una cosa bellissima, all'interno di Dio c'è la dimensione dell'amore e quindi Dio non solamente è l'origine di tutto, ma è anche il nostro destino, il nostro desiderio, la nostra, la nostra più grande aspirazione. Che significa allora Trinità di Dio? Trinità di Dio significa che in Dio sono tre persone uguali e realmente distinte, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.